Non è facile parlare con poche parole di una storia di vita aziendale che risale a 111 anni fa. Noi qui siamo la terza generazione e siamo ormai in fase uscente. Siamo già stati degnamente affiancati e quasi sostituiti dalla quarta generazione che opera attivamente e con piena responsabilità da circa 10 anni all'interno di questa azienda. Ma come fa un'azienda a sopravvivere a 110 anni di attività in cui i cambiamenti ce ne sono stati tanti e talmente forti a livello imprenditoriale, normativo, tecnico, tecnologico, maestranze che chiaramente si sono succedute negli anni. Ecco, il segreto nostro è stato quello di riuscire sempre a cavalcare l'onda, cioè a stare sempre in anticipo sui tempi e al passo coi tempi. Ancora oggi siamo conosciuti per essere un'azienda all'avanguardia della tecnologia, nel senso che la tecnologia più moderna noi sappiamo gestirla nel migliore dei modi. Un'altra cosa che ci caratterizza molto è il fatto che un impianto molto spesso è customizzato sulle esigenze del cliente, quindi viene progettato, costruito e installato secondo le esigenze specifiche del cliente. Vorrei dire che qualche volta è praticamente confezionato sulle esigenze del cliente, perché anche l'aspetto estetico ha un'importanza a volte predominante. Tutto questo fa sì che chi lavora nel settore è sostanzialmente come avesse contratto un virus. Voi vedete difficilmente gente che lavora in questo settore che abbandona il settore per andare a fare attività di altro tipo, perché sostanzialmente è un'attività talmente completa che veramente consente di spaziare in tutti i modi, dall'edile al meccanico, all'elettronico, all'aerodinamico. Alla fine di tutto questo processo non posso dire che i nostri addetti considerano gli ascensori come dei loro figli, ma li trattano come tali, per cui conoscono la storia di questi impianti, sanno cosa succede, sanno cosa è meglio fare, quasi sono i primi a suggerire e a insistere col cliente perché gli impianti vengano mano a mano modernizzati e trasformati. E non è sempre facile, perché qui ci scontriamo con ascensori che risalgono a 50-60 anni fa, pezzi di ricambio non se ne trovano più, non è sempre detto che sia così facile trovare pezzi adattabili o trasformabili o modificabili in grado di garantire soprattutto la sicurezza degli utenti. Il problema che noi affrontiamo è sempre quello, che è quello di mobilità per la gente, ma le esigenze sono molto cambiate, l'età si è allungata, la vita media si è allungata, i prodotti sono differenti. La nostra capacità è stata quella di sapere interpretare sempre al meglio un'esigenza primaria che è sempre la stessa da 100 anni qua, cioè salire le scale per la gente che ne ha impedimento. La nostra azienda, come molte delle aziende del nostro territorio, nasce e cresce grazie alle forze che insieme collaborano per la crescita del territorio stesso, della formazione dei ragazzi e quindi anche della creazione di opportunità di crescita e sviluppo per far sì che le persone si possano sentire realizzate nel territorio. E proprio per questo motivo la nostra azienda da sempre si è avvicinata a realtà sportive con cui condivide i valori, la fatica, la voglia di farcela, l'impegno nell'imparare giorno dopo giorno, nel crescere investendo su se stessi e nel nostro caso come Belletti abbiamo sempre cercato di investire nelle risorse che abbiamo avuto l'opportunità di incontrare e aiutare a riconoscere il proprio talento in modo proprio da poter portare valore aggiunto non solo a loro ma a tutti noi come azienda e come territorio. E nel momento in cui abbiamo incontrato Pallavolo Padova, abbiamo incontrato un sistema di aziende che credono nel territorio, nella bellezza di Padova e nel voler portare avanti questo agli occhi di tutti. La condivisione di valori tra lo sport e la nostra azienda ha fatto sì che durante questi anni c'è stato un reciproco percorso di crescita che ha puntato a rafforzare la partnership. La parola chiave di questa partnership è sicuramente coinvolgimento. Il coinvolgimento può essere visto sotto quattro punti di vista. Il primo sicuramente è quello di una squadra che sente l'appoggio da parte delle aziende del territorio. Il secondo punto di vista è quello dell'azienda che si sente partecipe dei risultati sportivi e quindi il coinvolgimento attraverso le gare o altre iniziative che sono state preparate da Pallavolo Padova. La terza prospettiva sicuramente è quella di una rete che ha fatto sì che ci fosse un coinvolgimento tra le varie aziende partner
che hanno cercato di rafforzare i propri legami lavorativi, potendo trovare un partner affidabile anche nell'ambito del proprio lavoro. L'ultima prospettiva, che forse è quella più importante, è quella di riuscire a trasmettere a un territorio questo legame forte che si è creato tra l'azienda e lo sport, e quindi questo può avvenire anche attraverso la manifestazione con la reclamizzazione dei nostri mezzi o per esempio il Metrobus di Padova, che opportunamente è stato valorizzato con il logo aziendale e quello di pallavolo, perché attraversando la città ha potuto permettere di esternare anche ad altri attori quello che si è creato nel tempo e che puntiamo continuamente a rafforzare. Il coinvolgimento della nostra azienda è non solo per le iniziative che Pallavolo Padova ha messo a disposizione dei soci, ma anche per il coinvolgimento diretto di tutti i dipendenti che hanno l'opportunità di partecipare alle gare sportive e anche ad altre iniziative messe in essere direttamente anche con le proprie famiglie. Questo crea sicuramente un senso di appartenenza e un grandissimo coinvolgimento in termini emotivo e in termini di supporto. Direi che soprattutto si prova orgoglio, perché si rappresenta una società che sta combattendo ad alto livello. Gli attori che calcano il parquet di gioco sono a volte i migliori atleti mondiali, e quindi è veramente entusiasmante poter vedere la propria maglia che gioca incitata da un folto pubblico, e sapendo di essere partecipi di un progetto molto ampio che tende a coinvolgere un'intera città, anzi un'intera provincia, con le migliori realtà industriali, ma con un grosso coinvolgimento di cittadini e sportivi, e sapendo che si contribuisce fra l'altro ad un'operazione di sviluppo dell'attività formativa dei giovani che in tutte le categorie, a tutte le età, lottano, si impegnano, si allenano, cercano di coronare i propri sforzi e di soddisfare le proprie ambizioni. Tutte operazioni altamente formative nella vita dei giovani. Consiglierei ad altre aziende di partecipare a questo progetto di ampio vedute con Pallavolo Padova, perché permette di costruire un percorso di crescita sportiva e aziendale all'interno di un territorio che sicuramente può supportare quello che è un progetto veramente ambizioso. In particolare questo può avere un grosso ritorno sia in termini di immagine, che è assolutamente in dubbio, ma anche un ritorno dal punto di vista aziendale, in quanto la rete che si viene a creare con gli altri partner permette di avere un ritorno sicuramente in termini di visibilità, di rapporti e di reciproca crescita anche attraverso gli stessi partner che hanno scelto di aderire. Negli ultimi anni, a fianco della consueta attività di produzione di ascensori e montacarichi per trasportare merci e persone, si è sviluppata nettamente l'esigenza anche di installare dei servoscala, che sono praticamente delle macchine relativamente più semplici che consentono di fare le scale. Noi oggi abbiamo sviluppato, ormai sono più di 20 anni, un settore che si occupa esclusivamente di servoscala, con delle maestranze addette solo all'installazione e all'assistenza tecnica dei servoscala, di cui rappresentiamo una delle più grandi realtà a livello mondiale. Abbiamo ormai realizzato migliaia di installazioni e quindi anche in questo modo diamo il nostro apporto a sopperire alle esigenze di mobilità a tutti coloro che di mobilità hanno bisogno e non ne possono disporre in forma autonoma.